ragazze, ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Mi vedete sconvolta perché sono rientrata adesso a casa e così rimarrò per tutta la durata del video. Vabbè, fanno 35 gradi, quindi perdonatemelo ragazzi, perdonatemelo. Ma siamo qui per il mio super, adesso mi rompo le spalle, super shopping da Primark. Siamo andate settimana scorsa con Mia, i saldi da Primark, ovviamente in saldo io non ho comprato niente, lei ha comprato un sacco di cose in saldo da Primark, io non ho comprato niente perché credo proprio di no ragazzi, ma lo rivediamo insieme. Non ho ancora tirato niente fuori da queste buste, perché volevo farvi vedere tutto quanto così, però in realtà due cose ce l'ho di là, quindi poi ve le vado a prendere. Ho detto una cazzata, perché l'ho tirato fuori, sì, ho tirato fuori l'infradito e in pigiamino, che vi devo assolutamente far vedere. Comunque, allora, vado subito. Eccomi. Cominciamo proprio da queste bellissime infradito. Sembra che faccio delle vendite tante volte quando faccio i video, ragazze. Cioè, bellissime infradito a soli 3 euro da Primark di Pushy, che Pushy, praticamente sto gatto. Voi lo conoscerete meglio di me, tanto che io ieri mi sono sbagliato, l'ho chiamato di Pusher. Invece era Pushy. Questo gattino a sirenetta, 3 euro, e poi c'hanno tutti i glitterini sopra. Calcolando che io in estate, ragazze, non uso scarpe, cioè io vado scalza sempre, me le metto perché ovviamente non posso andare in giro scalza, però vi giuro che fosse per me io non metterei mai le scarpe, e comunque quando vado in giro mi metto l'infradito, a parte tipo la sera quando esco per sembrare una persona civile, però generalmente vado in giro con l'infradito scalza. Un altro dei miei segreti, io e Elisa e le sue ossessioni. Poi peschiamo a caso questo bellissimo body, pagato mi sembra 4 euro, è un body a righe, ma la cosa carina è che c'ha queste righette qua che praticamente stringono un casino la vita, e poi dietro è tutto quanto incrociato, e poi si colori tipo da gelataglia, sono stupendi, e uguale l'ho preso, no ragazzi no, ve lo faccio vedere dopo, comunque l'ho preso anche rosa, ma ho ritrovato il pigiamino perché l'avevo buttato dentro le buste. Questo pigiama l'ho preso perché mi ricorda i pigiami che utilizzavo da piccola quando andavo al mare, quindi mi sono rivenute in mente un sacco di cose belle, tipo quando ero proprio piccola mettevo questi pigiamini, ero così felice che andavo tipo a Rimini, Riccione, San Benedetto con mamma al mare, mamma e papà, e quindi l'ho voluto riprendere in versione adulta. Let's taco, con tutti i taco, c'è l'avocado, il peperoncino, tortiglia, eccetera, di questo bellissimo rosa. E i pantaloncini c'hanno sempre tutti questi taco sopra disegnati. Questo è troppo carino, troppo. Lo voglio mettere a lavare e poi lo voglio mettere subito. Ho preso una M, pagato 5 euro. E a Giulia ho preso questo qua, con tutti quanti gli unicorni, a giorni partorirà e io ho un'ansia allucinante ragazze. Comunque gli ho preso una M perché magari tra quando partorisce e quando si sgonfierà del tutto, non lo so come funziona, però magari la M gli va bene, se no gli avrei preso la S, e quindi gli ho preso questo pigiamino con tutti quanti gli unicorni, che è carinissimo. Io quando vado in giro prendo sempre qualcosa, anche a mia fratella, a mia madre, a mio padre, soprattutto adesso che non vivo più con loro e che non li vedo spessissimo, però è proprio un vizio di famiglia prendere qualcosa quando andiamo fuori l'uno agli altri, io gli prendo sempre qualcosa. A Giulia gli ho preso quello, a mio padre gli ho preso questa maglietta, questa t-shirt pagata 7 euro, a mio fratello gli ho preso un'altra maglietta, questa qua di Pac-Man, pagata sempre 7 euro, che poi sono le magliette che porto io, però vabbè, ve le cederò. E a mia mamma le ho preso, perché sennò qualcuno dice che non so parlare. Veramente non me l'avete mai detto che non so parlare, anche se, cioè, faccio dei casini quando parlo allucinanti. Quindi grazie. Queste mi mancano di insulti. Comunque, questi infradito con tutti i pompon, sono carinissime. Per quando me ne andremo in vacanza, perché tornerò in vacanza con voi. Poi qua c'è una stampella, un altro pigiama, guardate che carino,
pagato 8 euro con la canottiera. Mi piace sto rosa, cioè adoro questo punto di rosa, ragazzi, mi fa impazzire, con l'abbronzatura è bellissimo. E c'è pantaloncini corti col fiocchettino e con tutte le rugettine sotto. I pigiami di Primark, io penso, non lo so, non hanno rivali in nessun negozio, neanche c'è un pigiama di Prada, di Valentino, di Louis Vuitton, è paragonabile ai pigiami di Primark. Sono la fine del mondo. Bellissimi. Poi, ho trovato il body come quello turchese, rosa. Questo è un rosa un pochino più spento rispetto a quell'altro, però sono carini perché io sempre con i pantaloncini corti che metto, ci metto il body, pantaloncino a vita alta, Converse sotto, e mi sento fighissima. A proposito di pantaloncini, questi body li ho pagati 6 euro. Pantaloncini ho preso tutti accartocciati. Non avevo pantaloncini bianchi, se non un paio di pantaloncini a vita bassa, ma io a vita bassa non li metto proprio più, quindi ho preso questo qui, che è semplicissimo, però addosso rimane veramente carino. Poi appena me li metto, vi metto la foto su Instagram. Ma qua c'è stato tipo un aeroporto vicino, cioè sta più vicino Ciampino, ma non si sentono gli aerei. Così vita alta, semplicissimi, carinissimi, perché fanno un bel culetto tirato su. E anche un altro paio sparito. Poi ve lo faccio vedere. Questa maglietta, perché io adoro questo tessuto qua nelle t-shirt, così un po' trasparente, un po' tipo maglietta della salute. A me piace tantissimo. Proprio questo tessuto così. Quanto mi piace, ce n'avevo una del Bershka, ragazzi, che tipo ci avrà avuto 8 anni, 9 anni, mi si è strappata tutta, era la mia maglietta preferita, c'aveva delle perline qua, casomai gliele cucio io. È bellissima. Questa pagata 8 euro. Non è una maglietta intima. Comunque ho preso tipo la 44, due dettagli di più. Poi ho preso questi due body a manica lunga. Uno è tipo tutto a pua con queste roselline e uno a righine. Stesso discorso, mi piacciono tantissimo indossati con i pantaloncini corti, anche se qua a Roma si sfiata, quindi non credo che potrò indossare magliette a maniche lunghe almeno per un altri 2 mesi, però boh, mi piacevano, magari qualche volta schiatterò e metterò questi bellissimi body. E poi dietro finalmente sono piccolini, quindi non mi fanno il segno orrendo della mutanda. Pagati 6 euro l'uno. E quando vedete questi prezzi, come si fa a non comprare? E non ho comprato tantissimo, vi giuro. Poi ho preso, sotto c'è il pezzo forte, questo blazer che è diventato già nero. Perché? E chi li lava i panni bianchi? Mi sono lavati, mi vengono tutti colorati. Vabbè, comunque questo blazer, che ho preso anche di questo 3 taglie in più della mia. Uno perché non c'era la mia taglia e due perché mi piace proprio portato super oversize con le Converse e la tutina sotto. Cioè tutto un look menti che poi vi farò vedere su Instagram. Pagato questo 16 euro. Poi bel prezzo, cioè 16 euro un blazer. Ma dove lo trovavo? Accessori. Ho preso, sto sudando. Elastichetti. 1,50 euro, 20 pezzi di elastichetti, tutti quanti coloratissimi. Poi, mollettone, perché con tutte queste extension che ho tirato sui capelli con l'elastica è diventata un'impresa impossibile, quindi ho preso un mollettone, 2 euro. Poi, che belli questi! No, da quando l'ho presi? Mollettine, perché le perdo come perdo accendini, come perdo elastici e ce n'è sempre bisogno. E poi questi orecchini che pensavo di non aver più preso, invece l'ho presi, sono bellissimi, cioè è esattamente il mio stile questi orecchini qua. Ce ne sono tantissimi paia, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 paia per 3 euro gli orecchini. Questi sono veramente belli, me li metto subito, peccato che li perdo anche quelli. E poi, ragazzi, il pezzo forte. Chi è la più sexy di YouTube? Io! E adesso
le ciabatte col pelo anche celesti, stile Elsa. Meraviglia! Io penso che queste ciabatte siano proprio l'antisesso, però non me ne frega assolutamente niente. Massimo che le potrà vedere, vedrà Odettina e Odette adora le mie ciabatte col pelo, che andranno a sostituire queste massacrate che ho preso a Los Angeles, che ormai tipo sono arrivate, e le ho prese celesti. Mi sta piacendo tantissimo sto celeste baby. Sono piena di ciabatte qua sotto. Prima busta andata. Andiamo a vedere nell'altra busta. Questo l'ho preso in cassa, sempre per lo stesso discorso dell'extension. Quando mi lavo i capelli non riesco mai a fare il turbante perché mi escono i capelli dappertutto. Quindi ho preso questo qua che c'ha la conchiglietta sopra poi, che è uno di quegli asciugamani che si lega, penso, con il gancetto. Sì, c'ha il gancetto. No, non c'è. Sì, c'ha il gancetto e si lega qua a sta conchiglia. Ce l'avevo del Decathlon. Se è come quello del Decathlon, solo che mi è rimasto a Rieti, è comodissimo. Pagato 2 euro. Poi, mutande sexy, ma che, cioè, quanta roba sexy che sto a fare te oggi. E queste con gli unicorni? Su, poi, questa che l'ho ritrovata, stavo morendo di sete là da Primark e ho visto quest'acqua qua, non avendo letto che invece era una cosa alla fragola gasata che fa vomitare, però la bottiglia è bellissima e super fotografabile, instagrammabile se vogliamo essere più fashion, quindi l'ho presa e la metterò qua insieme a tutto il mio museo di unicorni che ho qua a casa. Poi questo, ragazze, è un altro top insieme alle ciabatte col pelo. Sto giubbetto l'avevo visto in tantissimi video. Comunque in tutto ho speso 152,30 euro. Questo è lo scontrino, eh? Sto giubbetto l'avevo visto mostrato in tantissimi video haul di Primark e l'ho trovata a metà prezzo, da 25 euro a 14 euro, per uno sconto del 44%, quindi non proprio a metà prezzo. Ovviamente sapete la mia passione per i giubbetti oversize, quindi quando ho visto questo a sto prezzo non potevo non prenderlo. E quando ho letto Look at back, l'ho girato e è bellissimo. È stupendo. Cioè, non trovate che sia stupendo? Ovviamente ho preso la 46 perché lo voglio bello largo, anche perché non c'erano taglie più piccole, però comunque avevo preso ugualmente la taglia larga e di questo sono super 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 contenta di questo acquisto. Poi ho preso per la casa le ultime due cose, questo tappetino che puntavo da tantissimo tempo, tutte le volte che andavo da Primark lo vedevo e quindi stavolta l'ho preso per metterlo in bagno, rosa rosa così con tutte le conchigliette. Però devo dire una cosa, ragazze, vi ricordate quando vi portavo, cioè nei vlog quando stavo in Germania che vi portavo da Primark? Lì c'è Primark piani e piani, cioè c'era un piano per gli accessori, un piano per la casa, un piano per uomo, un piano per donna, diviso, cioè addirittura due piani per donna. Qua in Italia sono piccolissime, la roba è molto 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 di meno. Anche per la casa c'è pochissima roba. Anche questo ho pagato 8 euro. Avevo preso anche le lenzuola, ma ho sbagliato e avevo preso le double, che sono una piazza e mezzo, invece avrei dovuto prendere le King. È arrivata in cassa, è fatto un'ora di fila per arrivare in cassa, non avevo assolutamente intenzione di rigirarmi e quindi l'ho lasciata là in cassa. E poi questo è io, cioè io fatta quadro. Aspettate, leggete. We have nothing to lose and a world to see. Non abbiamo niente da perdere e un mondo da vedere. E con le calamite che praticamente le potete spostare in tutti i posti o che avete visitato o che vorreste visitare. Poi è rosa, non so dove lo metterò, sicuramente non qua perché sono sopra quello là di Prada, però lo metterò da qualche parte e non potevo non prenderlo, è troppo bello. Anche perché già vi ho avvisato, credo proprio che la vita mi riporterà a una imminente partenza. Bene, annunciato ciò, vi mando un bacio grandissimo sia a tutti i vecchi che a tutti i nuovi iscritti e niente,
Ci vediamo al prossimo video. Io metto a posto tutto sto casino.